Vi do il benvenuto all'ultimo appuntamento di quest'anno con l'ultima inaugurazione prima della chiusura estiva. Il titolo della mostra è Summer at Florence. Abbiamo qui questa sera con noi quattro artisti. Siamo felici di avere con noi fisicamente l'artista Robert Van Boldrick, che è presente con le sue opere alle nostre spalle e di fronte a noi, quindi nella sala centrale. Mentre nella sala iniziale abbiamo le opere in mostra dell'artista Veronica Wifeson, che abbiamo già avuto il piacere di averla già in mostra l'anno scorso, ma l'abbiamo voluta riproporre vista la grande richiesta. Nell'ultima sala abbiamo in mostra con quattro opere l'artista Iva Villanova, e di fronte a lei abbiamo l'artista Marga Duin, che già alcuni di voi conoscono. Che dire, sono da una parte contenta, dall'altra no, che si conclude l'anno con le mostre all'interno della galleria, però a questo punto, prima di passare il microfono a Virginia, ringrazio sia lei che Riccardo Piacentini a questo punto per tutto l'anno, gli sforzi che ci sono dietro, perché è un lavoro non così semplice come all'apparenza. Non si tratta solo di tirare su due opere su una parete, ma c'è un lavoro lunghissimo dietro alle spalle. Quindi ci tengo tantissimo a ringraziare Riccardo Piacentini e Virginia Bazzecchi, Ganucci Cancellieri, che ci aiuta in tutti i momenti dall'A alla Z per tutto lo sforzo che c'è dietro nell'allestimento, nella preparazione di una mostra. Oltre a Virginia ringrazio anche i musicisti che ci allietano con la loro bellissima musica. Io vi aspetto con l'apertura a settembre dell'artista Regina Nook con la sua mostra personale, che sarà accompagnata nell'ultima saletta con una mostra collettiva con altri due artisti. A questo punto vi auguro buon proseguimento e passo la parola alla Virginia, che vi spiegherà, come tutte le inaugurazioni, la mostra in corso, tutte le opere esposte. Grazie. Buonasera a tutti, contraccambio i ringraziamenti. Benvenuti all'ultimo appuntamento, come vi ha anticipato Angela, con l'arte contemporanea qui alla Galleria 360 per questa stagione. Come vi ha detto Angela, il titolo è Summer Art Florence. Si tratta infatti di una mostra che l'art director Angela Fago e l'architetto Riccardo Piacentini hanno firmato un allestimento col chiaro intento in qualche modo di rendere omaggio a un'estate che ha tardato ad arrivare, però ora è arrivata. Ecco, quindi stasera in mostra sono quattro artisti internazionali, quattro linguaggi completamente diversi, quattro ricerche artistiche completamente diverse, un unico però principio comune, ovvero tutte le opere, nonostante le proposte eterogenee, tutte le opere rispondono a un principio univoco, che è quel principio di totale fedeltà all'immaginazione e alla creatività che attraversa la vita. Ecco dunque che nelle opere di Veronica Wifeson, che trovate nella prima sala, questo principio dà vita a dipinti che si contraddistinguono, come potete vedere, per queste campiture uniformi, monocrome, dalle quali si stagliano figure geometriche,
estremamente essenziali, cioè quindi questa tendenza alla riduzione delle qualità visive. Perché? Questa semplificazione del linguaggio formale non risponde, come qualcuno potrebbe pensare, a una ricerca di un'arte per l'arte, quello tipico di Reinhardt, o a una impersonalità e freddezza emozionale delle ricerche minimaliste, ma sono questa semplificazione geometrica risponde a un principio un po' più alto, ovvero l'artista si serve della potenza comunicativa delle forme elementari per esprimere concetti spirituali, pregnanti e profondi. E quindi quella di Veronica è un'arte spontanea, è un'arte che è legata alle più intime necessità interiori, e quindi in ogni suo dipinto troverete forme e colori che sono sempre legati a pulsioni interiori e che in qualche modo quindi esprimono e rappresentano sempre stati d'animo differenti e anche umanamente condivisi. Invece la ricerca di Robert Van Wolderick è, come ho già anticipato, completamente diversa. Robert Van Wolderick è un artista di origine olandese, svedese, quindi doppia nazionalità, e che riesce a mettere a punto, come è facile osservare dai quadri anche alle mie spalle, una tecnica mista che combina pittura ad olio, acrilico e la praxis del collage. È vero che il collage è una tecnica che è stata messa a punto già durante le sperimentazioni cubiste da Braque e Picasso, però l'artista se ne serve per dar vita, come potete vedere, a scenari onirici, vibranti, nel quale il pittore riesce a bloccare tracce del reale, ma anche evocazioni metaforiche. Perché? Perché qui tutto, come vedete, l'artista si serve di frammenti di giornale, di ritagli, di immagini che vengono bloccate sulla tela, che affiorano lentamente, quasi con fatica, in questo complesso circuito di significati trasversali, e sembrano come intrappolati dal colore, da questo colore avvolgente, che crea anche delle sonorità un po' inquietanti. Ecco che se da una parte quindi questi dipinti sembrano affidarsi al principio estetico del caso tipico del movimento dadaista, questo viene purato della vis polemica e anche della furia iconoclasta del dadaismo. Come sappiamo, il dadaismo si caratterizzava per una totale negazione dell'arte, una desacralizzazione costante di tutti i generi pittorici, ma rispondeva a un unico principio, un unico diktat: le opere e l'arte seguivano sempre la legge dell'imprevisto, del caso. Ecco dunque spiegato perché il collage era altamente impiegato dal movimento dadaista. Ricordiamo Marcel Duchamp, Man Ray, Picabia e tanti altri, che vedevano proprio nel collage la tecnica per eccellenza di maggiore espressione di un'arte totalmente affidata al caso. Però ecco, non è proprio questa la ricerca di Robert Van Wolderick, perché più che una estetica affidata al caso, qui abbiamo un altro principio. Tutto ruota intorno al concetto di memoria. Una memoria che affiora lentamente sulla tela grazie a ritagli di giornale, a colore. Se guardate bene nelle tele troverete simboli del presente, anche simboli arcani di un passato lontano. Ecco che tutti questi elementi, come dicevo prima, affiorano sulla tela e, combinandosi, cosa fanno? Riescono a creare nuove strutture formali in grado di rievocare sentimenti, emozioni. Ecco che quindi i suoi quadri sembrano delle sorte di palinsesti, grandi palinsesti della memoria. Quindi, se proprio dovessimo fare un paragone, mi permetto di mettere in equivalenza le opere di Robert Van Wolderick con quelle di Robert Rauschenberg, i famosi combined paintings, che in effetti, se ci pensate bene, erano delle grandi tele che attiravano, nelle quali le tele erano considerate come dei veri e propri magneti
nel quale l'artista poneva oggetti, frammenti, ritagli, tutto ciò che faceva parte della sua vita quotidiana. Quindi come la pellicola pittorica viene impressa dalla luce, così i dipinti di Robert, ma di entrambi Robert in effetti, quindi di Rauschenberg e di Van Bolderik, vengono impressi dalla quotidianità dell'artista, da tutto ciò che fa parte dei suoi ricordi e della sua memoria. Un'altra ricerca è quella di Iva Milanova, che si trova nell'ultima sala e che trovate nella parete di fronte a me. Iva Milanova è un'artista bulgara che attualmente vive e lavora in Germania e che ha avuto una formazione artistica estremamente complessa e stratificata, che si nota chiaramente nella produzione artistica. Qui i riferimenti sono svariati, che l'artista riesce ad amalgamare con grande eterogeneità e anche con grande disinvoltura. C'è riferimenti, richiami all'iconografia orientale, con accentuazioni improvvise anche legate all'espressionismo, ma soprattutto c'è un'originalissima interpretazione del cubismo picassiano. Qui però attenzione bene, c'è questa tendenza alla semplificazione geometrica, alla scomposizione delle forme, però non porterà mai a quell'arte mentale, a quella razionalità costruttiva di Picasso, perché qui ancora una volta la funzione è un'altra. Come per Veronica Wilson, qui si tratta di una funzione più alta, risponde a un principio ancora una volta spirituale. Ecco che quindi Veronica Wilson si serve di elementi, di strutture basilari, di forme basilari, mentre Iva Milanova fa un processo diverso, attua un processo diverso, che è quello tipico dell'arte bizantina, ovvero svuota le forme di tutta la loro consistenza della materia. Ecco che quindi queste forme svuotate in realtà assurgono una funzione più alta, quella di simboli, di emblemi, di icone appunto. Inoltre vi vorrei far notare un ultimo aspetto di quest'artista, ovvero la particolare tipo di stesura. L'artista infatti stende il colore con queste pennellate ampie, dense di colore, piene di colore corposo, e racchiude le campiture sempre da un bordo preciso, da un segno nero netto. Ecco, questo, se ci pensate bene, richiama alla mente in realtà il gioco variopinto delle vetrate medievali, delle vetrate antiche, dove c'era proprio questi contrasti tra le campiture e i contorni neri, e che porta a un'accentuazione dei valori decorativi. Infine, l'ultima artista in mostra è Marga Duin, che potete osservare qui alla parete alla mia destra. Marga Duin è un'artista olandese che vive e lavora in una cittadina vicina al mare. In effetti l'elemento marino è fonte costante di meditazione e ispirazione per l'artista, e lo si vede non solo nell'uso dei colori, ma influenza anche proprio il ritmo compositivo delle tele. Però c'è un altro elemento, abbiamo visto il mare, e l'altro elemento qual è? È il colore. In effetti l'artista mostra una sensibilità straordinaria verso il colore, un'attitudine che sviluppa fin da giovane, perché come racconta lei stessa, fin da bambina viveva accanto a un orto botanico, un giardino botanico molto grande, uno dei più grandi d'Olanda, dove il padre lavorava come giardiniere. E fin da bambina è rimasta come affascinata dalla variopinta bellezza dei colori vivaci dei tulipani che riempivano questo giardino. E da lì tutto questo si è poi sviluppato in opere pittoriche che hanno una natura appunto cromatica. Una cromia che però viene sempre avvolta ed esprime tonalità interiori. Sono in realtà tonalità emotive, sono emozioni che emergono in superficie sulla tela e che si avviluppano dunque ai colori. Quindi quella di Marga Duin è sicuramente un'arte dalla forte connotazione interiore. E per Robert Van Bolderik abbiamo parlato di palinsesti della memoria.
Qui invece parlerei di veri e propri specchi sospesi nel tempo, nei quali l'artista riflette le proprie emozioni, sensazioni, tracce di vita personale che poi emergono in superficie e si avvolgono, si avviluppano alle trame cromatiche. E quindi quella di Margadouin è una pittura cromatica densa di suggestioni affascinanti e di sottili psicologismi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per la presenza a quest'ultimo evento per la stagione estiva, ma riapriremo a settembre con tutta una serie di nuove mostre e nuovi eventi. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento.